A Paternopoli, in provincia di Avellino, uno tra i suggestivi borghi della valle del fiume Fredane, protagonisti della quinta edizione della Coppa Carnevale e Gusto Irpinia. Nasce l'idea di creare la Coppa Carnevale, ma soprattutto questo connubio tra sport, ambiente, territorio ed enogastronomia. Nasce 5 anni fa, quando abbiamo iniziato il primo torneo di calcio. Volevamo portare un po' di persone qui nella terra irpina per far conoscere questo bellissimo territorio. Quindi, con la scusa del calcio, fagli assaggiare tutti i prodotti tipici del territorio, i vini, che qui è la patria del vino Taurasi, e dargli la possibilità di divertirsi con lo sport, ambiente e soprattutto cultura, perché qui anche questi borghi sono pieni di storia e di tradizione. Quindi, con la scusa del calcio, gli facciamo divertire e sdoganiamo un po' il mondo dello sport, perché così abbassiamo un po', diciamo, l'ansia da prestazione, ma gli diamo la possibilità di divertirsi in questi bellissimi comuni della valle del fiume Fredane. Ma anche storia, cultura, sapori e tradizioni di questo territorio e tanto, tantissimo divertimento. Ed ora non ci resta che andare a sentire le impressioni e i commenti a caldo di alcuni tra i veri protagonisti della manifestazione. Come la staranno vivendo? Andiamo a scoprirlo insieme. Come sta andando questa partita? Come state vivendo questa esperienza? Un giorno di sport bellissimo per i bambini, stanno divertendo tantissimo e stiamo divertendo anche noi a guardarli. Allora, siamo la squadra Green Boys di Rotondi della provincia di Avellino. Già avevamo partecipato con la X ad Alba Adriatica, avevamo vinto i campionati, ma del risultato a noi interessa poco o nulla. Quello che interessa è che i ragazzi escono col sorriso dal campo, si stanno divertendo, l'organizzazione è impeccabile, devo dire, perché partecipiamo a tantissimi tornei, ma quelli là che organizzate la X sotto il profilo professionale sono di altissimo livello. Mi chiamo Giorgia Petronio, ho 12 anni e sono l'unica femmina a giocare nella squadra del Maroso Candela, faccio l'attaccante sinistro. Penso che siamo una squadra abbastanza forte, abbiamo giocatori molto forti e speriamo di vincere. Non è la prima volta che partecipiamo a questa manifestazione, a questa coppa.
e siamo molto contenti di come stanno andando i ragazzi. Mi chiamo Antonio De Sciscio, sono il capitano della Virtus Diomede. Allora, penso che questa sia un'ottima manifestazione e ovviamente la competitività c'è sempre da parte di tutte le squadre, ma ovviamente la cosa più importante è divertirci e partecipare. Questa è la seconda volta che vengo a questa manifestazione. Oggi abbiamo trovato una bella giornata, l'anno scorso la neve, non potevamo giocare tutti, però sta andando tutto bene, i ragazzi si comportano bene. Una bellissima giornata di sport, a prescindere dal risultato i ragazzi si stanno divertendo e abbiamo fortunatamente anche una bellissima giornata, quindi tutto fantastico. Ok, per me il calcio rappresenta tantissime cose. È la passione che provi per giocare, tipo. L'importante non è cercare di fare gol, ma piuttosto cercare di giocare con gli altri. Cerco di fare il tifo per i più piccoli, che giocano sempre nell'azzurro. Che nadie me aconseje che tu eri un robo feo, feo, feo! Ringraziamenti e complimenti, perché prima di tutto i genitori che accompagnano i ragazzi, è bellissimo perché poi si vedono i valori veri dello sport. Complimenti a Giampaolo Mazza, lo Sport in Tour, alla ECS, complimenti a tutti e per chi viaggia, buon viaggio di ritorno, complimenti. Victor Calla, Shadow Towers.